Buonasera e ben ritrovati a Tu per Tu con il programma utile della televisione. Perché? Perché vi diamo tanti buoni consigli che riguardano tantissimi argomenti con immensa felicità. Torna l'angolo, il, il giorno dedicato al medico di famiglia. E do il benvenuto al nostro medico di famiglia. Buonasera, dottor. Un a tutti. grande ritorno, il dottor Filippo Giorgi. Buonasera. Buonasera, come stai? Bene. È già una bella cosa. Voglio Pronti direte. ad affrontare un nuovo inverno? Pronti ad affrontare un nuovo inverno? Eccoci qua. Quindi, eh, insomma, eh, diciamo che pensavamo di essere già qualche settimana fa di essere già in pieno eh, inverno, no? adesso l'ottobrata finale, il colpo di coda, questo, questo caldo già, questo che è avvenuto. Anche un po' insomma, non anomalo perché ci siamo abituati un po' alle ottobrate, però rispetto alle temperature delle settimane precedenti, ecco qua che lo, lo, eh, lo sbalzo di temperatura. Ha subito allarmato e creato un po' di problemi. E creato un po' di problemi allora faremo un, il punto della situazione su un po di argomenti di quelli che ci stanno più a cuore ovviamente manco te lo dico la richiesta principale dei nostri telespettatori che sanno di poter intervenire in ogni momento in diretta allo 0381 09 14 51 oppure mandando un WhatsApp al 366 11 88 002. Non te lo dico neanche, la richiesta principale riguarda l'influenza. Perché abbiamo letto ovunque che quella di quest'anno sarà terribile. Ma lo leggiamo un po' ogni Speriamo anno. Speriamo di no, lo dicono tutti gli anni. Lo tutti gli è già anni. Però eh, leggiamo sempre, è peggio di quella dell'anno passato, Co dobbiamo credere a questi titoli. Eh, sono cose che potremo valutare solo quando sarà passata la stagione invernale. Per il momento noi ci stiamo preparando facendo le vaccinazioni a tutte le persone fragili e anziane e abbiamo già avuto i primi casi per cui bisogna stare attenti ecco. Bisogna stare attenti. Il consiglio è quello appunto di vaccinarsi. Assolutamente sì, soprattutto se si appartiene a una categoria a rischio oppure se si hanno su, oltrepassato i 62 anni di età o i 60 anni di età perché la vaccinazione protegge e soprattutto evita le complicazioni. Ok. Il vaccino per l'influenza lo somministrate, lo fate voi medici il di famiglia? Il vaccino per l'influenza lo si può fare in vari modi, lo somministriamo noi medici di famiglia, lo somministrano le farmacie quest'anno e lo somministra la, T la SST negli ambulatori del centro vaccinale. Ok, quindi ci sono varie ci modalità? Ci sono vari canali e i cittadini possono accedere liberamente a, a quello che preferiscono, che trovano più comodo. Il sistema. Sanitario nazionale a chi lo dà gratuitamente? Lo dà gratuitamente a tutte le persone che soffrono di una patologia cronica, indipendentemente dall'età cioè diabetici, ipertesi, pazienti che sono in chemioterapia, eh, pazienti che hanno problemi respiratori cronici e oppure a quelli che hanno raggiunto e superato i 60 anni di età. I 60 anni di età, bene, queste sono informazioni utili eh, che possiamo dare ai nostri telespettatori che possono appunto rivolgersi al proprio medico sicuramente per un consulto di certo. dottore cosa faccio, lo faccio, non lo faccio e poi insomma magari recarsi al più vicino centro in farmacia. In realtà le controindicazioni per la vaccinazione sono veramente pochissime per cui lo possono fare praticamente tutti a meno che non abbiano delle allergie particolari o abbiano avuto delle particolari reazioni avverse negli anni precedenti nei confronti del vaccino antinfluenzale altrimenti l'indicazione è di somministrarlo a tappeto a più persone okay. possibili. Ricordiamo sempre che eh, ovviamente eh, poi si ha una copertura. Non è detto che proprio non si prenda manca assolutamente un no. Come eh? tutti i vaccini, eh. copre un determinato ventaglio di ceppi virali e non è detto che li copra assolutamente tutti. Eh, poi bisogna vedere anche la risposta anticorpale del singolo organismo perché da quando noi facciamo la vaccinazione a quando siamo pronti ad affrontare l'influenza devono passare circa quei 30 giorni che ci permettono di sviluppare una certa immunità e poi se dovessimo prenderla eh, la possiamo comunque come dire, manifestare in maniera meno grave e meno maniera lieve. Meno, Senti eh, dottore, pericoloso. ho letto, dimmi tu se è vero, che eh, questo vaccino di quest'anno... Copre, un bel, ha un bel raggio d'azione. Ogni, ogni anno eh, il vaccino viene preparato sulla, base, sulla presunzione del tipo di ceppo influenzale che, che arriverà da Oriente. Sempre e, da Oriente? Arriva. Sempre da Oriente, per un motivo geografico, per la rotazione della terra e cose del genere. Le, le nostre epidemie arrivano tutte da Oriente. E viene, ogni anno viene fatto con, con la memoria storica di tutti i ceppi precedenti, per cui ogni anno è sempre più ampio e più efficace, più performante. Benissimo, questo ci fa. Eh, piacere diciamo che eh, abbiamo insomma sicuramente ricordato un passaggio importante qual è ci scrive eh, Fernando entro quanto posso farlo qual è il momento migliore Il momento migliore è questo per iniziare la vaccinazione ogni anno cerchiamo di anticiparlo un pochino infatti Adesso si comincia a vaccinare più o meno da, da metà ottobre, per prima decade di ottobre in poi, in passato si vaccinava con l'inizio del mese di novembre, ma comunque il periodo questo è buono. Ecco, cosa c'è in giro adesso, dottore? di ma... E ride. Adesso cosa... ci sono tutte le forme stagionali che possiamo incontrare in questo periodo: per cui le solite forme febbrili dovute a mal di gola, malattie da raffreddamento, i primi casi di influenza vera. E purtroppo sta circolando anche una forma di gastroenterite virale. Che poi provoca nausea, vomito e scariche diarroiche con febbre che allarma molti pazienti, ma per fortuna si, risolve, si autorisolve in qualche giorno da solo. Ah, quindi eh, che cosa bisogna fare quando dici si autorisolve? Bisogna cosa... utilizzare le solite precauzioni, prendere un antipiretico se la febbre è molto alta, idratarsi bene e utilizzare dei fermenti lattici per regolarizzare il sistema intestinale. Ecco, il, il, il soliti rimedi, i soliti insomma, rimedi stagionali. Che, ecco, che non uh, comportano l'uso di chissà quali farmaci, no? Dieta leggera. Di particolare. Dieta leggera. Idratarsi, idratarsi. Idratarsi è la cosa più importante, importante, un antiemetico nel caso in cui ci fossero problemi di stomaco di una certa importanza. Ok. Bene, si risolve in un paio di giorni. Senti, è arrivato un messaggio. In realtà, questo messaggio, magari non dallo stesso telespettatore, io ce l'avevo un po' in cantiere, Matteo. Perché è un po' che non, che non ci vediamo, no? Eh, però la, la scorsa stagione, parliamo di stagione televisiva, ma eh, un po' anche di stagione medica. Eh, siamo stati bombardati eh, per un certo periodo. Con degli spot che andavano in televisione, andavano per radio sui principali mezzi, spot del uh, penso proprio uh, insomma del Ministero, del della, Ministero Salute, della Salute uh, che consigliavano la vaccinazione contro il fuoco di Sant'Antonio <ride> è un annoso problema questo. È perché cioè nel senso perché è vero o no che hanno fatto effettivamente tanto? hanno fatto molta pubblicità per questa cosa. Uh, non è che tutti possono accedere alla vaccinazione contro il fuoco di Sant'Antonio, contro l'herpes zoster, anche perché bisogna avere anche lì un cer una certa età, oppure bisogna avere una storia clinica di herpes recidivanti riconosciuti, oppure anche lì bisogna avere una particolare situazione di immunodeficienza che giustifica la somministrazione del vaccino. Okay allora cerchiamo di capire no? perché poi ovviamente noi poveri comuni mortali che non siamo medici sentiamo questi spot molto ripetuti e quasi ci sentiamo in colpa diciamo mamma mia perché non eh, eh, sono eh, non ci ho mai pensato che cos'è sicuramente fare una vaccinazione ci protegge dalla malattia ci protegge o totalmente o parzialmente ma comunque ci dà una Garanzia: che nel caso di, di incontro con la malattia noi non staremo malissimo. Mm. Eh, il, la vaccinazione contro l'herpes è una vaccinazione importante perché, come tutti i telespettatori sanno. Il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio è una malattia molto fastidiosa, dolorosa e molte volte invalidante nel tempo perché i postumi rimangono per molti molti mesi se non addirittura anni. E infatti quando eh, se, se qualcuno ha memoria, insomma se è capitato nelle famiglie, fra i conoscenti qualcuno ha il fuoco di Sant'Antonio, mamma mia, è un vero e proprio fuoco, ossia è molto una, una molto, doloroso. molto dolorosa. Bisogna ai primi segni eh, bisogna farsi curare immediatamente, bisogna subito assumere un antivirale, bisogna andare dal proprio medico di famiglia o da uno specialista dermatologo e fare eh, appunto una visita per fare una diagnosi precoce e iniziare subito la terapia. Come si manifesta? Allora, la cioè, manifestazione dici, andate subito, però, principale eh, è una forma dolorosa sottocutanea anche senza la manifestazione bollosa o vescicolosa. Eh, la manifestazione periferica sulla pelle avviene in un secondo momento e da quando c'è l'eruzione cutanea lì bisogna intervenire immediatamente con la terapia. Okay. Accorgersene prima è difficile, qualcuno ce la fa a farlo perché comincia a percepire una forma dolorosa sottocutanea o superficiale che non si spiega. Sicuramente, se un paziente che l'ha già avuto in passato lo riconosce immediatamente. Ah, perché si può rifare? Si può fare più volte, purtroppo. La vaccinazione è proprio giustificata nei soggetti che lo fanno più volte. Ok, invece il vaccino protegge. Il vaccino protegge, una volta vaccinato okay. teoricamente non si dovrebbe più ripeterlo. Senti dottore, e, e come mai la curiosità un po' era anche quella a un certo punto è diventato pericoloso? Ma è, era un vaccino nuovo? Come mai in quel momento no, il, il vaccino è un vaccino recente e ah, non okay. è assolutamente pericoloso. Pericoloso è, è la malattia. Ok, eh, sicuramente. La diminuzione delle difese immunitarie che ci ha lasciato l'epidemia di Covid e cose del genere ha reso le persone più vulnerabili e come dire, più facilmente esposte alla manifestazione della malattia. Noi veniamo in contatto con il virus dell'herpes quando siamo bambini, con la cosiddetta varicella. E poi, una volta guariti dalla varicella, questo virus si va a nascondere all'interno del nostro corpo, nel, nel, nel midollo spinale, e in particolari momenti della nostra vita, quando siamo particolarmente stanchi, stressati, affaticati, debilitati per qualsiasi motivo, queste poche unità di virus che sono rimaste nascoste nel nostro corpo prendono la strada di un nervo importante e cercano di andare in superficie, sulla pelle, di rimanifestarsi. Non più come varicella, ma come cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. Fuoco Sant di Sant'Antonio. Quindi, eh, appunto, non è, se abbiamo fatto la varicella, addirittura potremmo essere più sensibili. Le new generation, quelle che abbiamo tutte vaccinate contro la varicella? Teoricamente dovrebbero essere protette. Ok, ok, quindi eh, potrebbero non fare questo tipo di vaccino? Per ma... loro l'indicazione al momento non c'è. Ok, ottimo. Anche perché, dicevi tu eh, è meglio che lo facciano gli anziani le... gli anziani debilitati, le persone che hanno patologie croniche, le persone che hanno una storia di herpes recidivante nel, nel tempo. Okay. L'altro eh, vaccino per il quale veramente c'è una campagna mediatica importante è quello che riguarda il papilloma virus. Importantissimo anche questo. Importantissimo. Spieghiamolo bene perché allora, maschi, femmine, poi le mamme dei maschi si chiedono perché Il papilloma virus è un virus che eh, può far sviluppare una forma tumorale sia nel maschio che nella femmina, naturalmente nelle ragazze crea problemi molto più grandi che non negli uomini, ma è un virus che eh, può essere molto pericoloso. Eh, se ricordo bene eh, tutte le corti delle ragazze che compiono 12 anni hanno l'indicazione a essere vaccinate eh, il papillomavirus nelle donne è quello che fa venire il tumore del collo dell'utero sì. per cui eh, avere a disposizione un'arma così forte così importante per impedire un tumore eh, sia di tipo ginecologico che anche eh, di tipo urologico è una cosa molto importante. Molto importante. E fin qui ci siamo, no? Quindi è importante per tutte eh, le ragazzine eh, che eh, i propri genitori siano attenti e portino a fare questa vaccinazione. La domanda è, è non si capiva tanto perché far vaccinare anche i maschi, perché posso perché i maschi possono, a parte che sviluppare anche loro la malattia anche Potrebbero se in più rara, ma possono anche essere dei portatori okay. del virus e quindi siccome il virus viene trasmesso con i rapporti sessuali, bisogna vaccinare questi ragazzi da bambini prima che inizino ad avere un'attività sessuale. Quindi in realtà se noi andiamo a proteggere le nuove generazioni in maniera totale maschi e femmine, potremmo avere la speranza di vedere sparire questo virus dalla famiglia faccia della terra come è accaduto con altri tipi di malattie. Insomma il vaccino in realtà a questo servono? Assolutamente no? sì. Okay. Eh, ogni tanto poi eh, si legge sul giornale che ci sono nuovi focolai di malattie che ormai pensavamo fossero scomparse, vedi morbillo, c'è cioè quasi cose da terzo mondo, in realtà è molto importante ricordarsi di vaccinare. Mm, purtroppo Mm, alcuni tipi di vaccinazione sul, in, in Italia non sono obbligatorie, sono facoltative e eh, quando si sviluppa all'interno di una comunità l'idea che il vaccino fa male o che il vaccino è pericoloso e cose, o che il vaccino crea dei problemi che sono del tutto inesistenti, eh, rimangono delle, dei cluster di popolazione non vaccinata che possono sviluppare poi le malattie. Allora, io ti voglio leggere questo messaggio perché eh, tu sei arrivato qua. Io ti ho detto: Mamma mia, come ti trovo bene. E mi hai detto corro sempre. No, eh, in realtà eh, è vero, correre fa bene, lo sappiamo. E il eh, dottor eh, Giorgi, ovviamente, non è che predica bene e razzola male, lui eh, predica e razzola allo stesso modo e quindi bene. Vorrei ringraziare lei e tutti i suoi colleghi per tutto quello che fate per noi utenti e ci piange il cuore quando sentiamo gente che se la prende con voi. Grazie mille di tutti. Grazie, Vedi? Tutto il tuo correre poi è un po' ricompensato da questi attestati di stima, ma anche di riconoscimento eh, da parte della maggior parte della popolazione eh, che veramente comprende il ruolo delicato. Devo okay. dire che la maggior parte delle persone ci sono vicine, ci supportano. Purtroppo ce n'è un numero infinitesimo che a volte si comporta in maniera scorretta sia negli ambulatori di medicina di famiglia che eh, soprattutto nei pronto soccorso e nelle strutture ospedaliere perché non hanno capito che le persone hanno il diritto alla cura, la salute purtroppo viene da altro, non, noi non possiamo garantire o assicurare la guarigione in tutti i casi. Certo. Noi dobbiamo cercare di curare le persone al meglio e poi purtroppo dipende da un milione di fattori il fatto che uno possa guarire o il fatto che uno certo mh, nessuno augura a un paziente di trovare un disservizio, però è anche paradossale che il disservizio venga creato dai familiari di persone che sono ricoverate o cose del genere. Certo. Quando uno distrugge un pronto soccorso o aggredisce i medici di un reparto o fa una sceneggiata nell'ambulatorio di famiglia, crea solo un disguido per gli altri pazienti, non risolve certo. assolutamente niente. Questo eh, quando hai detto eh, una veramente... Percentuale infinitesimale è quella che crea disagio. Purtroppo, questa percentuale inizia a essere magari veramente veramente inferiore rispetto a quelli che, per fortuna, capiscono il vostro sacrificio, perché di sacrificio in questo momento si tratta, ma inizia a diventare un problema importante. Per fortuna. Nel tuo ambulatorio fino adesso non, non hai no, avuto? No, di solito nell'ambulatorio di, di famiglia non si arriva mai a determinati eccessi. Forse ci sono gli animi... Perché le persone si conoscono, c'è un rapporto appunto di famiglia e è una cosa diversa. Nelle strutture ospedaliere purtroppo mh, si leggono, si vedono su, sui media le, le, queste situazioni, però se valutiamo anche lì... Il numero di, di, di accessi e di cure che vengono eh, garantiti durante un anno e il numero di, di, di persone che si lamentano, eh, certo. la, il rapporto è, è decisamente svantaggioso. Il problema è che una persona. Deve capire quali sono i limiti anche dell'educazione, del buonsenso e di tante cose. In realtà commettono dei reati. Sono reati. E come li commettono in un pronto soccorso, li commettono anche su una strada. Abbiamo visto un aumento delle violenze purtroppo domestiche, di femminicidi. di, certo. di, di eh, Perché manca un senso comune di, di educazione. Di, è un limite, manca un limite. Però ecco, quello che volevo andare a sottolineare è che per quanta frustrazione, per quanta disperazione ci possa essere da parte dell'utenza in un determinato momento e magari anche probabilmente qualche disservizio, state tranquilli che quel disservizio non è creato dagli uomini che sono lì al pronto soccorso e dai medici che vi curano che anzi eh, lavorano tutti oltre il loro orario e con dei turni insostenibili ormai è un dato di fatto, ne parlano tutti i giornali siamo diventati troppo pochi un sacco di colleghi sono mancati, sono andati in pensione hanno smesso di lavorare e eh, non è stata fatta una programmazione adeguata per la sostituzione, per cui siamo pochi, cerchiamo di accontentare tutti bisogna distinguere quelle che sono le urgenze mediche da quelle che sono le urgenze burocratiche, perché purtroppo Ormai anche noi medici siamo costretti ad adempiere un sacco di formalità burocratiche. Una ricetta per un esame che uno programmerà tra sei mesi consegnato un giorno dopo non crea nessun disagio, certo. nessun, non è un'urgenza. Una persona con la febbre che non viene vista è un problema diverso. Quello è un problema diverso. Infatti, bisogna essere anche un po' empatici, un po' comprensivi e cercare di far. Fare a questi eh, professionisti il loro lavoro. E meno male che c'è ancora. Ci sono ancora dei professionisti che dedicano la loro carriera agli ospedali pubblici, a fare il medico di famiglia, perché altrimenti potrebbero essere abbondantemente meglio pagati altrove. No? Qualche giorno fa in una trasmissione di una rete nazionale veniva detto che la Svizzera ruba personale medico e infermieristico all'Italia, in realtà non ruba... Il mercato, nulla. È Il mercato è libero, fanno delle offerte difficili certo. da rifiutare e tanti colleghi scelgono di, di andare all'estero. Poi se voi li menate pure nei pronti di <ride> soccorso, <ride> vedete che vi fate passare anche la voglia. Adesso vabbè, eh, si ride e si scherza, però io ringrazio il nostro telespettatore e abbiamo colto l'occasione per ancora una volta andare a sottolineare l'importanza del lavoro eh, di questi uomini che poi si ritagliano anche quell'oretta di tempo per mettersi in macchina, venire qua nei nostri studi televisivi e parlare con una platea. Eh, più grandi, di modo che alcuni messaggi arrivino veramente a tutti. Non te l'ho ancora chiesto, no? ma viste un po' di eh, novità e un po' di proposte, che cosa ne pensi tu, eh, appunto, dal momento che non c'è stata un'adeguata programmazione per la sostituzione di chi di voi, giustamente, andava anche in pensione del numero aperto a medicina? Ma secondo me sono anni. Io sono stato. Allora, mi sono laureato più di 30 anni fa e c'era già il numero chiuso. Eh, la selezione prima del numero chiuso veniva effettuata facendo gli esami e rimanendo bocciati. In realtà, mh, secondo me è corretto che si possano iscrivere adesso. Forse la novità introdotta che eh, gli studenti verranno valutati dopo un primo semestre di studio potrebbe essere una buona soluzione. Ah. Così chi è bravo, chi è motivato e chi ha voglia di andare avanti può proseguire senza dover fare un test che ultimamente sembrava anche abbastanza particolare con domande di cultura generale che non riguardavano assolutamente certo, la, sfera la, la sfera medica. Per cui ben venga il fatto che si possano iscrivere più ragazzi, anche perché comunque per poter lavorare un ragazzo che sceglie di affrontare il percorso medico deve studiare almeno nove anni, il minimo. Certo tra laurea e specialità. Eh, se diamo la possibilità ai ragazzi di farlo, secondo me qualcuno che, che, che vuole farlo lo troviamo. Bene, e allora noi adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo e facciamo ancora il punto su alcune situazioni che ci stanno molto a cuore, tipo la prevenzione, pubblicità per noi. Eccoci qua, torniamo in diretta e lo facciamo con il nostro dottor eh, Filippo Giorgi. E siamo qua ancora una volta a parlare di un argomento che in quanto medico di famiglia e in quanto eh, uomo eh, insomma, di salute eh, ti sta particolarmente a cuore. Abbiamo detto che tu corri eh, tutto il giorno fra i vari pazienti ma fai anche dell'attività fisica, no? Sì, certo. Ok, perché? Questo è importante perché, sai, molte volte eh, poi si predica bene e si razzola male, come si diceva prima, però in realtà, quando uno crede eh, nel, in quello che dice, poi è il primo che applica eh, proprio, proprio perché eh, il. Eh, Abbiamo sentito dire mille volte che il paziente costa tanto, un malato costa tanto, ecco, e qua i tempi sono anche quelli che sono. Eh, bisogna cercare di prevenire di stare in salute sì. e di non andare a complicarsi la situazione sì. con le proprie mani, no? Quindi eh, proprio forse voi siete il medico di famiglia, il primo. Step Assolutamente sì, siamo quelli che dalla trincea dobbiamo dare i consigli ai pazienti. Allora... Senti, a proposito di trincea, no? Sai che qua siamo la televisione del territorio, certo. no? E quindi noi sicuramente diamo le informazioni mediche e quello è importantissimo perché poi se te lo dice il tuo medico del tuo paese è ancora più ancora... bello, è più genuino, lo ascolto di più, però le informazioni mediche diciamo che le danno un po' tutte, anche le reti nazionali. Ma voi, per esempio, no? eh, abbiamo detto che tanti medici sono andati in pensione. Eh, quanti pazienti potreste avere? Allora, fino a poco, ogni medico. Fino a poco tempo fa il numero, il massimale di un medico di famiglia era di 1500 pazienti. 1500. Da voi pensate 1500. Che era un numero già importante. Eh, ma che per, non si ammalano tutti insieme. Ma permetteva però... una certa sopravvivenza. Adesso siamo arrivati, credo a 1800-1900. Ecco. Come, come limite perché andando in pensione tanti medici non trovando adeguata sostituzione i pazienti vengono ridistribuiti con i medici che rimangono okay. se prima eravamo in 10 a ballare dalle galli, ok un po' il senso è quello il lì, il concetto è questo di 1800-1900 que, mille, eh, mille poi in realtà di 1000 Verità ne avete di più a conti fatti? Di, a conti non fatti non avete... sì perché poi ci sono pazienti che hanno l'assistenza in scadenza perché magari non sono residenti sul territorio oppure arrivano da altri paesi Certo. Eh, extra europei e cose del genere di conseguenza ci troviamo una certo. platea abbastanza anche perché, abbastanza. perché o vi intasano il vostro studio poi vanno a intasare il pronto soccorso e si creano altri Ma, tipi di problemi eh, il fatto di intasare il pronto soccorso io continuo a sostenere che è anche un problema culturale non è solo un problema di disponibilità perché la maggior parte dei pazienti che affluiscono al pronto soccorso, tante volte il medico di famiglia non lo cercano neanche. Non lo cercano per svariati motivi eh, che devono essere presi necessariamente in considerazione se uno vuole riorganizzare il sistema. E, ripeto, uno è un fattore culturale perché se uno si spaventa la cosa più facile che fa è andare al pronto soccorso. Il secondo è perché al pronto soccorso riceve un'assistenza a 360 gradi certo. senza dover necessariamente poi andare a prenotare la visita, l'esame. Sì, me lo fanno fra due, due mesi. Due mesi, tra, tra un anno, tra sei mesi, mm. così al pronto soccorso fanno tutto. Terzo, costa meno. Perché uno che entra al pronto soccorso ha un pacchetto completo, con, anche se deve pagare un ticket, con un ticket limitato. Mentre se deve fare cinque visite paga cinque volte il ticket. Certo. Adesso eh. non mi fare la sponsorizzazione, che adesso fai, ottieni l'effetto contrario. No, assol assolutamente, assolutamente. Al pronto soccorso. Mm. No, giustamente è un problema culturale assolutamente da risolvere, non lo deve risolvere il cittadino. In certi... In certi paesi e in certe nazioni non esiste neanche il medico di famiglia, per cui eh, il paziente che viene in Italia non lo sa che deve rivolgersi al medico di famiglia. Lui ha il concetto dell'ospedale, ha il concetto del pronto soccorso e se ha bisogno si reca al pronto soccorso, anche per un banale mal di testa o per una stupidaggine. Adesso al di là di chi arriva da fuori, eccetera, però mi è venuto in mente ora... Le famose case della salute che potrebbero essere un po' mm. Non te lo devo chiedere. Mm. No, meglio no. di no. <ride> Comunque non, non sono a... Non stanno decollando Ok, è un annetto che non ci vediamo, magari erano decollate No, è ancora una cosa un po' ferma Sono ferme lì, ok Faremo... Vedremo Andremo a giocare a bocce nelle case eh, Faremo non, dei centri Non lo so, quali sono i progetti... Va bene, da, va bene non è neanche tua competenza Però mi, chiede, mi chiedevo, insomma Quelle potevano essere un buon supporto un buon... Quelle potevano essere un'alternativa alternativo ah. Un sostituto di un posto di pronto soccorso No. Però non mi risulta che stiano raccogliendo grandi successi. Benissimo, quindi abbiamo sempre questi due poli che sono il pronto soccorso che va usato veramente, veramente, veramente per, per le emergenze. L emergenze. Okay. Poi c'è una serie di attività che potete fare tramite il medico di famiglia che magari manco conoscete, che sono una serie di esami eh, che il nostro sistema sanitario nazionale, soprattutto in Lombardia, abbiamo un bel bouquet di propostine, sì. vero? Che purtroppo anche lì molte volte non vengono accolti da, dai pazienti, sono tutte le campagne di prevenzione che la SST eh, fa, la TS fa, chiamando o invitando tramite lettere solitamente i pazienti a fare lo screening del colon retto, il pap test per le donne, la mammografia, eh, tutte le cose che la Regione propone e che purtroppo, nonostante il, il nostro, nostro perorare la causa, hanno ancora dei riscontri molto bassi. Ok, e questo non è un dato positivo comunque. E no, perché eh? poi voi Perché poi determinate... arrivano i grafici e vedete che eh, non c'è adesione a queste cose. Assolutamente no, assolutamente no. Eh, lo stesso screening per le donne sul, con la mammografia negli anni ha avuto come dire, riscontri altalenanti eh, e non sempre è una cosa che viene accolta perché eh, incontrano difficoltà nell'andare a eseguire l'esame in determinati orari, giorni e cose del genere. Ricordo che si tratta della nostra salute. Ho 71 anni, meglio fare l'antinfluenzale e il vaccino covid insieme o disgiunti? Io preferisco farli disgiunti, ma è una scelta personale. Okay. Eh, si possono tranquillamente fare assieme. Ok, quindi assieme cosa vuol dire? Sono due punture due comunque? Due punture nello stesso momento, nello stesso, nello stesso giorno. Ok, tu, lo, tu dici così per un fatto di... Per un fatto di praticità, perché nell'ambulatorio del medico di famiglia molte volte è più facile fare un tipo di vaccinazione che farne due o tre assieme. Okay. Nel centro vaccinale hanno una disponibilità diversa e quindi tac, possono tac. comportarsi diversamente. Però non è che. Tipo, se eh, la reazione al vaccino è magari il giorno dopo qualche linea netta di febbre per perché poi la, la, qual è il timore dei nostri telespettatori? Allora, non è sicuramente il rischio che uno può correre e avere un po' di, di, di alterazione, come, come si dice, un, uno stato di alterazione, qualche lineetta di febbre, una sensazione febbre. di osso un po' rotte. Ok, ma con non è che se ne che fai ti due ti insieme: e ti viene la febbre a 40, se ti doveva venire qualche diciamo linea. Che la percentuale può essere un po' più frequente, perché se con un vaccino abbiamo una percentuale, del 2%, Beh, con 2 ce l'avremo del, del 3%. 4, del 3 o del 4, ok. okay. E il problema è solo quello. Ti volevo chiedere, è vero che c'è stata purtroppo una flessione post-Covid dei, dei controlli, delle, sì. degli screening? Sì, assolutamente sì, perché intanto si è trovata meno disponibilità negli ospedali per poter fare gli esami, perché hanno dovuto recuperare l'arretrato. E poi, perché probabilmente anche una reazione umana dopo tanta, tanta tensione attenzione alla salute, uno magari ha detto: Adesso prendo un attimo di pausa. Sì, mi rilasso. E poi c'è stata anche eh, la reazione di non, di non entrare volentieri nelle scuole. E strutture. poi è rimasta, è rimasta ma credo, nel, nel, nel DNA di tutti la paura di entrare negli ospedali perché. Una volta si, dice, si è associata l'ingresso dell'ospedale con, con la morte, certo. eh, e quindi l'ospedale fa ancora paura. Allora, buonasera, sono una paziente diabetica, Maria, che ci scrive: è consigliato il vaccino anti-influenzale? Assolutamente sì, perché come dicevo prima, tutte le categorie fragili e le persone con patologie croniche hanno l'indicazione specifica di essere vaccinate. Dottore, questo è ironico, Dove sicuro, come si curano i bias cognitivi dei Novax? <ride> <ride> oh mamma mia, perché? ma ci sono ancora i Novax? Eh? Purtroppo ce ne sono ancora e fanno proseliti perché. Eh, continuano a raccontare storie non vere, ma di sicuro come dire appeal, di sicuro appeal. Fra l'altro con uno sciacallaggio, secondo me, a volte inopportuno perché appena si legge soprattutto della premorienza di qualche sì. persona, d'altronde eh, siamo in un mondo dove c'è ancora qualcuno che crede che la terra sia piatta. E di fronte a queste cose diventa anche difficile dare delle spiegazioni logiche o scientifiche perché quando uno rifiuta l'evidenza diventa impossibile discutere. Però io parlo anche a volte di alcune community no? eh, dove eh, ovviamente adesso la vita corre anche sui social, pensate no? ai eh, parenti cari di quella persona. Premorta, cioè mh, così morta magari senza alcun evidente motivo all'improvviso, ecco dover leggere anche queste cose se non si fosse vaccinato. Se... Purtroppo non è mai stata dimostrata e fino adesso non c'è dimostrazione di eh, causa-effetto con problematiche riguardanti il vaccino anticovid o cose del genere. Credo che se siamo riusciti a riprendere una vita normale e se il Covid è stato declassato a forma virale abbastanza banale è grazie al fatto che ci siamo vaccinati tutti e che il vaccino ha fatto il suo lavoro. Dottore, si parla ancora di long Covid? Assolutamente sì, anche perché comunque il covid circola ancora ci sono ancora parecchie persone che lo stanno facendo in forma meno grave in forma meno come dire eh, meno forte aggressiva aggressiva però il covid c'è ancora e il non covid è una conseguenza come conseguenze dell'influenza possono essere forme polmonitiche forme bronchitiche croniche o cose del genere ma mh, abbiamo Visto e anche letto di alcune forme estreme di long Covid, no? tipo persone eh, che non si alzano più dal letto, che, non, eh, che perdono i capelli, che non. Allora, eh, alcune forme sono vere, altre sono romanzate. Allora, o magari anche conseguenze psicologiche. Anche conseguenze psicologiche. Allora, sicuramente eh, problemi dermatologici sono stati riscontrati. Problemi cardiologici sono stati riscontrati, ma sono comuni a tutte le forme virali. Faccio un esempio: la mononucleosi che fanno i ragazzini o cose certo. del genere. Eh, il fatto di non alzarsi più dal letto per il Covid è legato ad altri tipi di problematiche, secondo me. Allora, abbiamo una telefonata, la prima telefonata per il nostro dottor Filippo Giorgi. Chi parla? Sì, eh, buon buona buonasera. Buonasera sì. a lei. Con chi parliamo? Senta. Eh, io sono Sabrina da Milano. Io volevo buonasera. dirvi una cosa: ho appena sentito riguardo al messaggio sarcastico. Eh, sì. Il dottor Giorgi, e anche eh, lei, insomma, in qualità di giornalista, davanti a un'evidenza per quanto riguarda la vaccinazione dove è stato riscontrato e confermato al 100% che non c'era assolutamente nessuna efficacia del cosiddetto vaccino anti-covid, mi dovete permettere di fare questa nota, perché purtroppo l'informazione non è sempre quella che hanno credere. Permettetemi di dire questo, se siamo ancora in un paese libero, perché ci sono Tanti, tanti, tanti malori improvvisi e di conseguenza questo non può passare inosservato, mi permetta dottor Giorgi, con tutto il rispetto per lei in qualità di medico, però va sottolineata una cosa molto importante che soprattutto, soprattutto negli di prima importanza, diciamo così, non hanno mai accettato un confronto con tutta la sponda di medici che contraddicevano quello che diceva lei poco fa dottor Giorgi. Mi permetta? Certo Sabrina, siamo in un paese libero ti permettiamo uh, qualsiasi cosa La io... ringrazio, la ringrazio ci mancherebbe, Sabrina. comunque ci tenevo veramente a sottolineare che guardi, io vi dico solo una cosa, mi perdonate il grande professor Montagnier aveva detto una frase e ha detto cadranno come mosche perché questo non si può chiamare vaccino dottore io la invito a veramente riflettere su quanto combinato da quattro anni a questa parte in questo paese. Sabrina che persone senta che sono state messe alla fame. Okay. ok, è un paese democratico, non lo deve fare, non lo può permettere. Allora, Sabrina, senta, io non sono donna di scienza, quindi non le rispondo. Io eh, certo, mi auguro certo. che, insomma, sicur sicuramente eh, quando lei porta eh, queste evidenze si sia documentata e non sia un solo un sentito di rompo purtroppo. E farei rispondere. No, dottoressa, che... guardi, non è così perché ci sono evidente Evidenza. in questi ultimi anni che quello che accade adesso non, non accadeva nel 2019 eh, dottoressa mi permetta ok allora guarda adesso noi eh, perché funziona così eh, per, non perché ti voglio mettere a tacere ti rispondiamo no, no, no. Ti salutiamo e ti grazie, rispondiamo. Grazie, grazie, mille, grazie Sabrina. Mille. Io vi ringrazio per avermi dato la possibilità di dire quello che pensavo e che purtroppo davvero ci tenevo moltissimo perché è un dato molto importante. Va bene. Grazie, buonasera. grazie, grazie a lei, buonasera. 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 Ecco qua. Allora, dottore, io eh, sinceramente mi allora. rivolgo a te perché, insomma, senza... quando la, la, Sabri, la signora Sabrina ha parlato eh, di evidenza dell'inefficacia... Allora, senza voler eh. mancare di rispetto alla signora Sabrina, devo dire che non in Italia, non in Europa, ma nel mondo il metodo scientifico ha delle regole che sono ferre. Ecco. Una cosa deve essere accertata, riprodotta e dimostrata più volte per essere valida. Nel momento in cui mi vengono a dire o mi vengono a raccontare che determinati professori, non metto in dubbio anche di alto valore, hanno preso una posizione opposta a quella della comunità scientifica basandosi solo sul fatto delle loro esperienze non dimostrando assolutamente nulla. Adesso io non voglio credere alla teoria del complotto che dice che tutti quelli che sono anti-covid anti-vaccino o anti per definizione vengono messi a tacere, il problema è che non dimostrano mai niente. Ok. Nel momento in cui dimostreranno con dei dati scientifici la validità delle loro teorie, al pari di quelli che invece sostengono il contrario, li prenderemo in considerazione. Io sono uno strumento, non decido se una cosa è giusta o se una cosa è sbagliata, ma i dati scientifici che abbiamo in questo momento dicono che i vaccini funzionano e che i non vaccinati o, o quelli che sono Novax per definizione stanno correndo okay. rischi o hanno dei ma rischi. Ma quando eh, i Novax, come penso, cioè non, voglio, non mi piace dare titoli e cappelli, però insomma, quando una Sabrina e tante come lei dicono che questo che ci hanno inoculato non era un vaccino, ma non è assolutamente eh, vero. Esattamente, cioè, che cos'era? Cos'è il concetto? Mi devono spiegare queste persone che cos'è il concetto di vaccino? Ok, allora. Da che mondo è mondo? Noi inoculiamo un qualunque tipo di sostanza che nel tempo ha subito un sacco di variazioni, siamo partiti dai batteri uccisi con la temperatura, a, a, a sintesi di batteri eh, artificiali, a, a pezzi di, di germi o di virus che estrinsecavano i loci di attacco dei nostri anticorpi per permettersi di sviluppare una risposta anticorpale senza sviluppare la malattia. E anche io sapevo che i vaccini erano quelli. Quello il per il COVID. Ma perché ah. pensano che il vaccino dell'influenza sia diverso da quello del Covid o che il vaccino per, eh, parlavamo dell'herpes, sia diverso da quello del Covid? Perché qualcuno ha detto, ah, è fatto con l'RNA messaggero, allora si è scatenata la guerra. La maggior parte delle persone non conoscono neanche il significato di quella parola lì. Eh, quando uno prende una pastiglia contro i dolori, sa come è fatta, sa che cosa c'è dentro, la prende, fa un atto di fede eh. e guarda se il risultato c'è oppure no. E così è per i vaccini. Bene, qui, qui da una parte c'è la scienza, dall'altra per adesso delle eh, supposizioni, delle teorie che non... Noi. Ri, non mi risulta che allo stato attuale ci siano un aumento di casi, ecco, di morti improvviso, di persone che muoiono come le ecco. mosche che prima non esistevano. La signora parlava di un sì. fatidico spartiacque del 2019. Sì. Mm. Cioè ha parlato proprio di morti che prima, premorienze come eh, citavo io prima, no? Le prima statistiche non a oggi non, non dimostrano questo, questo fatto. Se un giorno verrà evidenziato lo prenderemo in considerazione. A oggi questo non, non si verifica. Certo. E, niente, io ovviamente ripeto, la parola... Va data a tutti, poi la risposta assolutamente okay, va data. Infatti, io non ho risposto, ho fatto rispondere a chi, eh, ovviamente, essendo medico, essendo uomo di scienza, sicuramente ne sa più di me. E se non ne sa più di me, ma non per ma perché il Covid è arrivato. Il Covid è stata un'epidemia che nessuno si aspettava, okay. non ce l'aspettava. Però sicuramente noi ha gli strumenti per leggere determinati dati a differenza. Di altri. Eh, eh. È stata un'epidemia mondiale, è stata una pandemia, ha provocato un numero incredibile di morti, non solo in Italia ma in tutto il mondo, e è stato curato con il metodo più consono che si è riusciti a trovare. Certo. E, e ricordiamoci anche che eh, l'Italia è stato il primo paese che si è trovato ad affrontare... L'Italia è stato il primo paese, l'Italia è stato uno dei paesi più martoriati, non perché abbiamo vaccinato, ma perché è un paese con una popolazione con un'età eh, media molto avanzata e come tutte le infezioni o le pandemie o le epidemie della Terra va a colpire maggiormente le persone più anziane e più deboli. Poi... A, eh ha colpito proprio il nord Italia densamente popolato e insomma siamo qui chi c'è a raccontarlo e comunque se, sicuramente se qualche errore è stato fatto ma parlo di errore umano durante eh, i primi momenti in cui non si sapeva come affrontare la guerra sicuramente dietro non c'è nessun complotto quando, Quantomeno... quando si affronta un nemico sconosciuto purtroppo gli errori sono, certo. sono normali no, ma, L'errore è una cosa, il complotto è un'altra, a me associare eh, il medico veramente al eh, complotto. Ripeto, eh, io terrorizza. seguo delle indicazioni datemi dalla comunità scientifica, basata sull'evidenza dei risultati. Eh, il prescrivere la pillola rossa o la pillola blu, eh, la scelta viene fatta solo sul risultato dei dati scientifici. Certo. Non abbiamo nessun vantaggio e non apparteniamo a nessuna generazione di complottisti che vuole sterminare la popolazione, anzi. Bene, io ringrazio davvero col cuore il nostro dottor Filippo Giorgi che si è ritagliato questo tempo prezioso per venire a fare un po' di divulgazione in studio da noi. Grazie, Grazie se abbiamo uh, fatto prenotare almeno anche solo uno screening o, o un vaccino, noi siamo contenti. Grazie ancora davvero col cuore. Grazie a tutti, buona serata. Con voi l'appuntamento è per domani, rimanete sempre su Milano Pavia TV, buona serata!